a Tali e Quali con Non è l'inferno, Emma. Il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Potete capire l'emozione. Cristiano, voglio iniziare da te. Beh, devo dirti che hai degli occhi bellissimi. Grazie. E mi piace questa tua emozione. Ti ho sentito prima quello che hai raccontato e mi hai anche commosso. Non hai bisogno di imitare Emma. Emma è straordinaria, ha una voce potente, ma tu puoi fare un cammino da sola. Questo te lo dico io perché spero di capirne qualcosa di musica. Di musica sei stata straordinaria, voce potente, grande tecnica, Emma è meravigliosa perché amore è una bomba. Che cosa dirti? Devo dirti una cosa, io vorrei venire da tua nonna. Ecco, se tu ascolta da tua nonna perché fa queste tagliatelle, che fa le fettuccine, fettuccine. Sì, bene, io insieme ad Alba Parietti. Ecco. Ma sai perché? Perché così Alba Parietti magna, perché a lei piace mangiare, beve un bel bicchiere di vino, tu sarai l'insegnante suo di canto e questa in una settimana si trasformerà in Maria Callas, guarda, te lo posso dire. Grazie. Per la sua bravura o per le fettuccine? Ma naturalmente per la sua bravura, un bicchiere bene. Di vino, tu lo sai, Alba poi non capisce più niente. Ah, ora, questa... No, tra virgolette. Loretta, voglio sentire il tuo autorevole parere. Sei stata bravissima, hai una voce potentissima. Io ritengo che hai un bellissimo viso, così come ce l'ha Emma. Veramente avete tutte e due uno sguardo particolare. Veramente particolare. Lei c'ha gli occhi verdi, c'ha le lenti, ma io l'ho vista prima. E quindi occhioni. Complimenti tanti. Grazie. Complimenti. Giorgio. Una zanzara, c'era una zanzara. C'era una zanzara che abbiamo appena ammazzato. Beh. Ma perché ce l'hai con me? Ma perché? Ma no, non è vero. Ma perché? Dai degli spunti. Ma... Dai degli spunti. Ma... 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 Ma...
c'è degli sbocchi, però complimenti, davvero ha ragione Loretta quando vedi è il discorso che stiamo facendo. Gli ho dato sempre ragione anche a lui, insomma, sono delle persone competenti, sanno quello che voglio dire, che comunque tutti questi ragazzi ovviamente hanno dei talenti straordinari e meritano molto di più che un'imitazione. Insomma, bisogna dare a tutti i 13, Carlo. Bisogna dare a tutti i 13. Come faccio a dare il 5? Questo è un problema. Guarda, stasera mi manca... 15. Non so a voi, ma non vi manca Biagio Izzo 5? Non c'è lui, non è venuto. Sentiamo il parere di Biagio. Tesoro, sei stata devastante. Sei stato un vulcano in eruttazione. Me lo stai mettendo in difficoltà il maggiore. Sono in difficoltà stasera. Ma veramente bravo, complimenti. Brava, comoda di pure. Grazie mille.